Cardi, sua Fondazione Perugia Musica Classica, hanno rinnovato un sodalizio un patto, un accordo di 2 anni che era scaduto nel 2021, hanno rinnovato quest'anno, passata la brutta fase del Covid, per ridare slancio a una serie di iniziative che mettano al centro gli studenti Addison, non solo per quanto riguarda le utilità di vitto, alloggio e borse di studio che normalmente fanno parte della mission di Addison, ma anche una serie di attività culturali che permettano agli studenti di, come dire, di stare meglio da una parte, di partecipare alla vita associativa e culturale di Perugia e della regione. E in questo senso, quindi, abbiamo pattuito con Perugia Musica Classica una serie di azioni che vanno da una scontistica particolarmente ghiotta, riservata esclusivamente agli studenti Aliso, quindi ancora più interessante della scontistica che normalmente viene effettuata agli studenti. Questo per tutte le iniziative a pagamento che organizza Perugia Musica Classica, quindi la stagione degli Amici della Musica, la Sagra Musicale Umbra e altri concerti a pagamento. E poi dall'altra parte abbiamo cercato di fare qualcosa di più mettendo a disposizione anche altri strumenti di Adis, in particolare Radiofonica, che è un'emittente in streaming che dal 2008 è diventata la radio degli studenti universitari di Perugia ed è anche una sorta di laboratorio, a parte di cassa di risonanza delle attività che organizza Adiso, ma anche di laboratorio per gli studenti che vogliono cimentarsi con questo strumento, con questo media. In questo senso abbiamo fatto, come dire, sinergia tra Radiofonica, abbiamo chiesto naturalmente la preziosa e imprescindibile collaborazione anche artistica da parte della Fondazione Perugia Musica Classica e poi abbiamo chiesto alla Regione, di cui comunque Adiso è ente strumentale, abbiamo chiesto alla Regione di poterci avvalere del materiale e del personale della Fonoteca Regionale Oreste Trotta, che è un'istituzione culturale particolarmente ricca di registrazioni musicali, in particolar modo di musica classica, e abbiamo già prodotto una prima trasmissione, la prima di una serie di trasmissioni realizzate appunto tra Radiofonica, Fonoteca Regionale e Fondazione, come introduzione ai concerti che di volta in volta si organizzeranno. L'occasione di approfondimento con la proposizione di brani particolarmente interessanti, legati sia agli autori che agli esecutori che interpreti del concerto che si va ad ascoltare. E ci è sembrata una cosa particolarmente buona, particolarmente interessante, anche perché vede ancora una volta al centro degli studenti, perché poi sono gli speaker e i conduttori di Radiofonica sono degli studenti universitari, quindi cerchiamo un po' di mettere a sistema le varie cose.